Sta andando lo gnagnu? Hello? È l'audio del gioco? No, sto cercando di capire adesso se funziona una volta che ho montato qua. Però è un po' alto, adesso lo abbassiamo un po'. Ok, allora, impostazioni, audio, Grande. vediamo. Così alto? Ma non capisco se adesso va bene l'audio o no. Vabbè, allora lo proviamo in gioco. Ah, ya, che male, un crampo. Schermo condiviso! Partecipa Coop! Nuova campagna. Capitolo precedente. Cosa vuol dire capitolo precedente? Il capitolo l'ho sbloccato, ma non l'ho sbloccato. Vabbè. Non è difficile, è folle. Mettilo facile. Come? Sì, metto a facile lo disinstallo allora, scusami. È una tristezza metterlo a... Vediamo un attimo Mettilo come tu di gira. sottofondo intanto. No, mettilo tu, Io. perché non sa fare le cose. La so fare perché ho il 56%. Perché io? Adesso metto qua. Ho capito, ma se poi fa l'oranza. Ma comunque io ho abbassato Sfonda tutto quella lo parte. stesso. Che ci fai qui? Dom! No, Ti tiro fuori. che palle che non Ecco, posso mettiti usarlo, devo questo, usare ti servirà. Marcus. Potresti metterti nei guai con questa mossa. Non più, le cose sono cambiate. Meglio andare. E gli altri Ho prigionieri? obbligato a usare Marcus Non perché sono possiamo il giocatore lasciarli qui. principale, Se ne sono uffa. andati, Hoffman ha graziato Voglio tutti. usare Dom. Ah, davvero? Bentornato nell'esercito. Merda. Andiamo. Eccomi. È bello. Tettere. Ah, mi hanno dato la cosa di tutto. Ok. No, ma perché non c'ha la chat a schermo? Abbiamo due opzioni: tornare Ah, indietro no, no, no. passando per i dormitori, è Ciao. più lunga ma più sicura, oppure attraversare le prigioni e buttarci in battaglia. E di A te la tutto più scelta. fortunata. Perché ti sto salentendo in diretto. Combatti, addestrati. Passiamo per i dormitori. Devo risolvere un problemino. Mi sta Va bene, ti bene. seguo. 6-4, qui Delta 2, siamo in No, marcia, non è per passo. quello, io non ho Ricevuto, bisogno. iniziamo la corsa. 6-4 in posizione, Fox 1, Fox 1. Qui Delta 2, non sparate! Siamo Vabbè dentro che la giochi che prigione, non entra passo! nessuno. Ricevuto, non sparate! Riposizionatevi subito! Se il comando scopre La che sono qui piastrina! per te, sono nella merda. Collectibles! Forza, andiamo!
Ok. Per vedere i tuoi obiettivi. No, ma di là, aspetta. Un barrio massimo, ma forte. Però teoricamente devo abbassare la perla. Premi il pulsante per aprire la porta. Sul tavolo. Mi confondo sempre con il tasto perché... la X è questa qui di qua. Ok, questa è la B. Bloccata. È troppo spessa per tagliarla. E questo è solo per osservare. Ancora uno. D'accordo. Ok. Open. Vuoi risolvere qualche problema? Questo è il posto giusto. Grazie che mi insegni il gioco. Teoricamente, mentre sei a riparo utilizzo per scegliere una mossa. Ah sì, mossa speciale. Sarebbe lo spostamento. Quindi di là, capriola. Di qua, faccio così e esco. E ok. Poi vado di qua. Mi metto da questo lato. Sì, le classico di coperture. Praticamente però non c'è la possibilità di mettermi direttamente qui dietro. Forse era anche dopo. Bene! Madonna. E cosa ci fanno questi qui? La squadra Victor sta pulendo il settore. Serviranno più elicotteri. Tanto di... Ah no, c'è la pistola! E vai! Che si può fare il zoom? No, 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 è fatto apposta. Infatti per quello serve solo per farti un po' di rimembranze su quanto dura live. Questo mi piace di più. Perché è molto utile più che altro. Bello, bello, bello. Fluidità ci sta. Perfetto, anche il live impara. Le prime locuste. Vieni qua, cretino. Unità di terra sotto fuoco presente. Ci sono nemici dappertutto. No, che palle, voglio fare tre colpi. Marcos, la torre! No, ho sbagliato la ricarica. Vabbè, anche con lui. No, è una porta di sicurezza a tempo. Spingi il pulsante e corri. Ma stai calmo, che sto da fare. Voglio l'altra arma. Dammi il Lancer, non mi dare questa. Ma dai! Lo so, ho capito, ma io mi sto guardando intorno, devo guardare il giacinto. Andiamo a guardare il giacinto che viene distrutto. Vado. Che bene. Cacchio! Che diavolo è successo in questa prigione? Meglio che tu non lo sappia. Ma meglio non saperlo, infatti, guarda. Ma tra l'altro è la seconda volta, e forse anche per quello che Gears of War 5 in realtà inizia in quel modo. Perché qua nell'1, appunto, la storia è lui che Dom va a salvarlo, che l'hanno praticamente imprigionato. In Gears of War 5 succede la stessa cosa. E Marcus, appunto, anziano che è stato imprigionato. E lo, Marcos, e lo prendi liberano. Le granate. Quindi la seconda volta che succede sarà fatto apposta. Granate. Seleziona con questo, si fa così e si lancia. E poi in realtà tenendo premuto il, in realtà col pugno si può piazzare. Così insegniamo alla gente. E cazzo, per poi dietro è un maestro appunto del TPS. Quello che ha inventato lo stile a copertina, stavo dicendo. Proviamole. No, in realtà dovrei usarle contro i buchi perché da dove escono le locuste devono essere tappate con quelle 6-4, ci spostiamo sulla tua posizione, passo. Fuori. Ricevuto, stiamo pulendo l'area per il recupero. Ok, adesso va meglio. Vedi, sono bello carico. Corro. No, sto così perché sto più dritto. Cosa? Sento roba. Marcus, stanno sfondando la porta! Va a riparo! Oh cacchio! Vieni! Tanto finché non c'è il boomer non ho problemi. Dai! Preparati, arrivano! Fatti sotto! Granata!
No, ma l'hanno atterrato quel cretino? Ma dai, ah, mi ha fatto apposta, praticamente. Dimmi che ha fatto apposta. Oh, cazzo. Che palle che appunto... è quella a tre colpi. È a raffica. Mi ha detto criminologo. Grazie. Ok. Questo è pazzo! Lasciamola qui! Delta 1, qui Delta 2, pronti al recupero, passo! Mi serve il fucile, però, cacchio. Ricevuto! Mi serve il mio fucile. E questi sono delle ocuse, fan cacare. Voglio il laser, voglio il fuoco. Ecco, non sapevo di tutte le cose, non te pareva? Ah, non ho preso più mai. Proprio, Marco, è occultato. Altri due a destra, potete coprire. Però è bello perché comunque compare sotto le due schivate. Possiamo coprire un solo obiettivo, ci servono rinforzi, passo. L'ho sempre preferito. Ma è bravissimo. Questi in realtà se questi giocoli era già preso un po' di più in realtà. No, più forti, in realtà con tipo tre colpi del giro. In realtà ero tentato a farlo in spalle, ma giustamente dove sono più forte. Questo è un altro trofeo, tra l'altro per quello lo sto facendo perfetto. A parte che ricarica istantanea, lo fai più veloce. Se lo fai perfetto tipo non mi ricordo quante volte, così sulla barra bianca è un obiettivo, se non mi ricordo male. Come era anche tipo fare un tot di duelli, un tot di uccisioni corpo a corpo con l'Lancer, un tot di duelli con l'Lancer contro l'Lancer. Facciamo gli altri che ti rispondono con l'altra, con l'arma tipica. Sottoterra, basso. Lo vedo anch'io. Allora, cosa stiamo cercando? Che cavolo ne so? Un po' più, meno Marcus, spettacolo. Dobbiamo andare a Raven, subito! Un po' più. Un poco, però, esaltare. Ma io avevo visto qualcosa. Eh sì. Che ho sbloccato, non sono una squadra delta. Che paura. Requisito di prigione. Qualcosa è terrificante. È terrificante. Metto un secondo. Benvenuto nella squadra Delta. Dove stiamo andando? Embry Square. Il colonnello Hoffman ci aspetta. Hoffman? Oh merda. Ci sarà da divertirsi. Ehi, hey, tu sei quel Marcus Fenix? Quello che ha combattuto ad Asphio Fields? Già. Wow, figo! Mica tanto. In effetti. È comunque una guerra, però. Tu, un traditore come te non merita di indossare l'uniforme. A me sembra che vi serve ogni aiuto possibile. Levati di mezzo. Tenente! Buone notizie! Abbiamo un piano per porre fine a questa guerra una volta. Forse per magari tutte. L'ho anche lui. Sì, come no. I sensori rilevano movimenti nemici, signore, sono vicini. Lei è bella. Oh madonna! Locuste! Eccolo lì il cecchino. Muoversi! Una nuova arma. Merda! Abbiamo la bomba solare! Eliminerò tutti quei bastardi in un colpo solo. Non funzionerà. Non abbiamo le coordinate del bersaglio. Per questo ci serve il risonatore. Creerà una mappa dei tunnel, così potremo eliminare quei vermi proprio dove vivono. Ora mi incazzo! Lassù! Adesso però il laser ce l'ha in mano, quindi... L'ultima trasmissione veniva da Embry Square. Dovete andare là, trovare quegli uomini e piazzare il risonatore. Avremo supporto aereo? Cosa? Stai scherzando? Siete voi il supporto, figliolo. Restano due. I Nemesis stanno intracciando il supporto aereo. Dovrete vedervela da soli. Siamo fottuti.
Tutto ok? Il tenente vi comunicherà le informazioni necessarie. Sì, signore. Ah, ecco perché. Ora la cosa migliore sarebbe andarsene. Quel tizio. Tu parlava a Marcus. Vabbè che c'era con lui, ok. Date, mi aspetto il 110%, Phoenix. Non lo sto facendo per te. Segue le sue di regole. Per quello che sta tanto grande. Però che palle che... Ecco, una cosa che avrei voluto, così lo dico in maniera molto for fun, era che magari in questa remate così potessi giocare con Dom, cioè che potessi scegliere almeno o Marcus o Dom come, come giocatore principale, perché Dom purtroppo lo puoi usare solo come personaggio secondario. Se si collega l'altro controller, il secondario si becca Dominic, e io però l'avrei voluto perché Dominic è il mio personaggio preferito. Ok amico, andiamo. Avrei voluto direttamente giocare Sei con pronto? Lui. Mi sa che lo scopriremo, è solo la seconda scelta purtroppo, quando poi non è vero perché compri Mario a Marcus, perché lo accompagna in tutta la storia eccetera eccetera, quindi è un po' bruttina come cosa, ma io a livello per te ovviamente non cambia niente, però stavo venendo semplicemente per puro interesse personale. Ma magari, ma io infatti userei Dom per questa scelta, se giochiamo insieme io uso Dom. Ho sempre usato lui e lui no? Ho solo il Phoenix perché è obbligato. Ma no, c'è quell'altro. Ah, salve. Così che gli ho preso un po' il culo sul culo. Ehi, è vivo! Famiglie le vorranno avere. Ah, che paura era il Ragdoll. Sono cagato. No, perché sennò lo potevi rompere l'esecuzione. Perché adesso... adesso rompo tutto. Questo è il fatto che ci fosse sta roba qui. Non mi ricordo se era un collezionabile. Cioè che indicasse che ci fosse la targhettina. Penso di sì. Però ora proprio non mi ricordo. Perché tanto di interazione non c'erano cose. Erano solo da trovare le medaglie dei caduti. Non mi ricordo se dovevo fare qualcosa. Forse indicava che lì comunque c'era. No, prima ha già sinistro. Non credo. Marcus! Ecco! Perché vorrei far fuori quello indietro, lasciarne uno davanti e usare il corpo a corpo perché vorrei aprirlo in due letteralmente per vedere com'è. Vai! Vai! Buca di vermi, appunto, quella bisogna. Una granata, quello che ho detto prima. Sta resistendo però. Sto colpendo la sua precisa, ma. Ah, non abbiamo il pompa, peccato. Prova fosse lì. Non solo se sto cercando perché sennò possono respawnare. Muori, battite. Oh, sì. Yes. Un altro di là. Un altro di là, non compare. È il soldato semplice. Anonimo. Anonimo, volevo dire. Il soldato semplice anonimo. Comunque sì, l'ho chiusa. Perfetto, ci sono arrivato a colpirla. Perché devi chiuderla, perché sennò questi continuano a uscire. Hanno un respawn infinito, fatto apposta. Neanche un attimo giocarsela. Poi ovviamente se si gioca in due in realtà è molto più bello, perché si possono fare delle tattiche più serie. Qua alla fine bene o male li prendi più o meno a uno. E poi vabbè, siamo all'inizio. Dopo arriverà il boomer, arriverà lo scout, quello con col cecchino. Arriveranno quello con tutti la pompa che ti viene addosso. Ecco qua. Andiamo proprio di farlo. Oh, ho trovato un'arma, aspetta. Però ti fa sostituirlo, infatti ti puoi prendere comunque le armi degli avversari proprio per sia provarle ovviamente. Perché tipo il lanciagranate del boomer lo puoi prendere. E soprattutto sostituire nel caso tu finissi le munizioni. Noi comunque esploriamo, perché magari c'è sempre qualcosa.
delle munizioni, ecco, per fortuna, vabbè, all'inizio, meno male quello. Tanto 660, se non mi ricordo male, dovrebbe essere il numero massimo delle munizioni del Lancer. Controllo, qui Delta. Abbiamo una visuale sugli Alfa. Forse sono morti. Nessun segno del risonatore. Ricevuto, Delta. Continuate a cercare. Esamini i cadaveri vicino alla buca di Derby. Il codice. Ah, ecco perché. Bravo. Bravo, tenente. Eh sì, oltre ad essere pelato. E quindi crea veramente un bel tipo. Eccoli. Vai. No. È fonda lì. Credo. Adesso non posso più. Ma che paura, sto sotto semplice delle balle. Purtroppo devo fare così perché. Sì, sì. Ah, è considerabile una buca questa qui? Oh cacchio, sì. Porca miseria. Tutta gliela dentro. Capito! Perfetto. No, perché in realtà gliela posso attaccare anche a loro la granata. Se li vado addosso e punto il corpo a corpo, gliela attacco addosso e li esplode. Il prossimo! Ah, ma non solo, perché in realtà è utile per le modalità a orde, quella online o comunque offline, dove appunto ti crea le trappole. Le crei nei vari punti dove sai che stanno arrivando, loro passano vicino perché non se ne accorgono ed esplode. Sono possono essere delle trappole, perché tu lo appoggi, come c'ha quella catenina, se si avvicinano, le fanno muovere e esplode. Porca, io non ne ho un altro, non ne ho un altro. Solo che domini che lo posso lanciare, ma non credo. Quello è anche più sicuro fare due, perché ho dovuto fare due. Che ti organizzi anche meglio, li colpisce ai fianchi. Eh sì. Dovremmo. Oh cacchio! È aggressivo! Ah bravo, l'hanno usato. Meno male. Non so, un pelo curvo. Un'altra medaglietta. Un turno fumetto, sì. Perché comunque c'è anche fisicamente il fumetto, oltre i romani. Di questo fuoco. Spero che quello non sia Rojas. Suo figlio ha appena 2 anni. Sì. L'altro è che mannaggia la miseria, non ho più bombe. Dovrebbe essere un problema. Se non vorrei che utile con quelli grossi, con il boomer. Adesso, forse sono adesso devo capire quello è il boomer. Non ci sono piastrine. Ed è un pericolo anche perché lo senti quando arriva. Perché si. Quello è il risonatore. Si autonomina, non so come dirlo. E adesso prendiamo il risonatore. Marcos. Che ne pensi? Che ne penso? Forse sono gli Alfa. Oppure le locuste che ci tendono una trappola. C'è solo un modo per scoprirlo. Dentro la dimora dei sovrani. Prossimo obiettivo, la dimora dei sovrani. Sempre dritti. Muoversi! No. Arriva dopo lui. E appunto il tubo. Arco. Cazzo, non ce l'ho. Marco, fianco destro! Au! Non mi aspettavo. Mi ha preso la sprovvista. Mi ha sbudellato. Tutti. Solo che nel primo non ci si può muovere. Nel primo non ti puoi muovere. Mentre nel secondo, al secondo in poi, quando tu rimani a terra ti puoi muovere. Qui adesso non so se io sono morto così perché era troppo potente il danno. Perché può essere, perché se ti fanno esplodere ti fanno esplodere. E non so, perché teoricamente dovrebbe potermi curare comunque dopo. Quindi. In qualche modo. Ma mi ammazza. Dai. Aspetta, ho sbagliato di casa. No, devo proprio fare l'aggiramento al fianco. È una strategia base. Anche per insegnarti. Teoricamente lì per proteggio, ma è un cretino.
sì. Elimina la metà dell'attività, c'è fatto apposta. Teoricamente dovrei poterlo usare. Forse anche portarmela via. Magari mi ricordo male. Chi c'è? Salve! Madonna! Ah, giusto perché è l'altro cosmo. Un po' più leggero, ma ancora un pelo intasato. È un po' strano perché non sono andato neanche tanto, sono molto più sì, sanno parlare i maledetti. Oh cazzo, ho sbagliato la ricarica, sto rischiando la vita. Ammio cazzo, ma chi se ne frega di Kimberly lì, come cazzo si chiama? Ecco, ho detto Kimberly. Vabbè, lo andrà ad aiutare lui. Non mi interessa per ora. Aspetta, l'han tirato su. Vieni qua. Libero. Ok, se si stanno muovendo vuol dire che è libero. Allora, è passato tu allora, va bene, sei così bravo, passa tu. Poverino il cazzo, io non posso saltare dove è saltato lui. Perché? Io sono il protagonista. Fammagnola. Sti scemi. Questi soldati semplici che subito si animano di diritto di iniziativa. E che vuol dire? Dove? Dove? Quante buche si saranno aperte? 70. Qua c'è un collezionabile in giro. Forza. Se c'è il simbolo dove c'è quello che grande. Prendi che ti serve. Aiuto! Dove sta andando? La vedo. Perché non vado dentro? Non sai niente! Buca di armi! Lappatele! Mi sa che ci morite. Boom! Geralt di Rivia. Ne ho preso uno! Ma come? Non l'ho chiuso? Porca, qui non ce ne sono più. E mo? Che po'. Mi sto avventurando, però. Sicuramente passeremo di quello. Dalla trabocca di vermi! Se magari ce l'avete mi fa un piacere, non è. Posso farlo più io. Fai così! Sì, magari, però. Vado, sono in mezzo a tutto. Cazzo! Mi ha preso. Sono caduto dentro. Ma è vuota in realtà dentro, è finta. In realtà non ci sono le locuste lì. Invece no. In realtà ci sono quelle due o tre che escono alla volta, ma poi confuso. Il problema è che voglio vedere se qui. Devo prendere per averla. Ma sono un cretino stupido se. Bastardo. È proprio quello visto proprio lì. La fragilia, loro che comunque chiudono le cose quando non me lo sarei mai aspettato. Che cosa qui che gli antichi fanno in questo cuore è incredibile. Però forse comunque non posso essere tirato su dal computer. No. Magari posso solo io tirare su. È mancata. Sono un cretino allora. Devo fare il tuo player che lo metti tu. La nostra protagonista. Ah, che palle, non mi danno. Devo sperare nella buona sorte che ce la facciano loro subito. Perché qua, se iniziano a diventare tanti, perché comunque è uno spawn infinito, è un problema. No, ma adesso ce l'ho tutti davanti, perché io sono un compagno qui. Il problema è quello, però, perché è uno spawn infinito. Se
comunque non riusciamo a chiuderle, è un problema. E finite le munizioni comunque. Bene! Oh! Te possono! Bene! Granata! Via! Ah, che puzza! Ma di che sono fatti? Può essere! Però andiamocene possibilmente! Sennò ammazzano! Ti vedo la testa! Dov'è l'altra buca? Fondo? Non ci arrivo da qua. L'altra male ci ha fregato, ne ho una. Non so l'altra dov'è. Dov'è? Cazzo c'ho dietro! Tutto a posto. Che culo. Pigliamo delle munizioni. Forse l'hanno lanciata loro, che culo. Mi sono scagazzato un pelo. Madonna, amico, quelle buche saltano fuori dal nulla. In teoria dovremmo aver trovato un modo per difenderci ormai, o no? Già, il comando le ha provate tutte, ma niente. Sembra che ci dobbiamo dividere. Ci ho provato a vedere in giro, ma non l'ho trovata la medaglietta qua. Percorso di sinistra o percorso di destra? Tanto è indifferente, bene o male cambia poco. Phoenix, due carmine andate a destra. Tom e io andiamo a sinistra, il signore. Uno va da una strada, uno va dall'altra e li fai contemporaneamente. E ovviamente non ti puoi aiutare. Diciamo che rimani isolato dal tuo giocatore, dal compagno con cui sei. Insomma, sono pezzi un po' più difficili perché appunto sei da solo e non puoi aiutare l'altro. Solo per quello. Però io vorrei uscire la pompa. Perché mi sento più al sicuro con quello. Perché da vicino sciocca senza anche mirare. Cazzo! Che miseria! E mo? E mo? Qualcuno sta venendo sbudellato. Sì, qua c'è Dominic che vuole venire. Vieni qua. Ci siamo già ricondotti? Probabilmente è lui che proteggeva me dal suo lato. È bella sta roba qui. Eh sì, perché in alcuni punti ti ricongiungi. Ti aiuti. E tipo io sparando di qua. No, in questo caso no. È lui che aiutava me per far fuori la torretta. Aspetta però che non si sa male. Magari lasciamo delle granate. Però la testa. Non sono le granate. No, perché. Quasi giro. Lo sapevo io. C'è un altro nido dietro l'angolo. Un ricognitore a destra. Siamo ricongiunti. Eliminatelo per primo. Altri sono un po' più difficili. Dove il pezzo comunque dura di più e hai un po' più sbocchi. Anche perché qua, vabbè, siamo molto tutto realizzato. È tutto realizzato anche perché sei in compagnia, quindi comunque hai il soldato semplice qui, ma di solito sei tu e è affrontato. La situazione è parecchio diversa. Cercando subito di aggirarlo perché potrebbe causare un problema. Spondala, spondala! Almeno l'ho colto dalla torretta. Cos'è? Vieni a prendermi? Fatti sotto. Vieni. Ho sbagliato la ricarica. Stanno arrivando delle robuste. Lo so. Se mi dai un attimo il tempo prendi la torretta. Ok. Quella che si è battuto. No, non dire che devo andare io comunque a chiuderla. Ben fatto, uomini. Andiamo a prendere il risonatore.
cazzo se non è necessario. Se ne occupano loro. Rinforzi di locuste! Questo è il boomer, cazzo! Empa! Mi sa che questo è il boomer. Quello è il suo verso. Mi sa che quello è lui. Non è, non sono quelle normali. Mi sa che questo è il boomer. Deve essere vicino, Controllo, B-squadra Delta. Notizie degli Alfa. Negativo, Delta. Solo nessuna comunicazione radio. Gli altri passo. Che sono quelli che anche loro usano. Ricevuto. Una sorta di Lancer. È diverso dal Lancer, una via d'accesso. Quella la Carmine seta. E io vi copriamo però le si spalle. Si incontrano molto più avanti. E gli Alfa. Sempre se non si incontravano direttamente. Li salviamo se due, possiamo. Però onestamente non mi ricordo ancora bene. Andiamo. Sì. Ci mancherebbe. Fino a voi 5 così, poi 5 vado magari. Tutto ok? No, no, dico io per farmi mancare, no. Lo so. Hai visto? Le sentinelle. Via. Andiamo. Io mi ricordavo che qui c'era una strada. Forse al contrario che io devo difendere il punto. Eh no, infatti, allora vedi che mi ricordo. Ma porca. È stato subito. Io ho il bello con la maglia che c'è la corretta. Ecco appunto. Ah, lo sapevo. Adesso me lo... Eh? Non sono ananas. Io gli rimanderei indietro dicendogli non si fa così. Appunto. Scappa. Nascosto. Questo c'ho il pompa. Dammi il pompa. Entrate e pigliate i ganchi. Dammi il pompa. E vai. C'è una buca di vermi. Che stiamo facendo? Mannaggia a te. No, in realtà ho fatto bene. Perché lo devi usare così il pompa, non devi mirare. Basta che li vai addosso, muoiono. Gli sciotti. Ciao! Sono un criminologo. Ma dammi l'arma. Entrate e pigliate i canchi nero, vi copriamo. No, ma mentre sono l'arma. È il pompa. Che ecco. Grande. Io ho paura che qua ci sia il boomer comunque. Qua doveva comparire. Non è sì. Il prossimo. Ciao. C'è Valenzi. Mannaggia. Vabbè, me lo sto sgangiando solo perché voglio usarlo. Oh, mi va di usarlo, lo uso. Che me frega te. Lo fai? Ma perché entrate e pigliate gli occhi nido, copriamo. Ma che fastidio? Ma che fastidio? Ma non si fa. Guarda lì quando al terreno, ti credi. Ma io lo voglio, però. Sento senza. Comadio. È finito. Madonna, dove è arrivato? Devo colpire davvero gancio, davvero uomo. Cos'è? Ah, ecco. Aspetta che... La palombella!
che puzza. Ma di che sono fatti? Non si dicono le parolacce in live, eh. No, Dom! Il mio miglior amico! No! Confuso! Sì. Anche tu? Tutto ok. Che cacchio. Serrata le fila! Così è molto emozionante. Adesso difendiamo noi. State bene? Sì, però ho un problema. Questa cosa funziona male. Si inceppa sempre. Visto? Cecchino! Prendere posizione! Visto, ti ho detto che moriva. Lui, il soldato semplice te lo porti apposta. Il soldato semplice deve morire in qualche modo, sempre. Tanto è anche un personaggio giocabile per New World, cioè proprio la posta in base così. Ma adesso sono molto Tai, che anche lì purtroppo fanno più cantino. Siete Cole, Bear, che è quello biondo, e Don Marcus, e poi... Dai che ci deve essere giusto qua per forza. Non mi ricordo che dovevo fare. È che non mangio direttamente la mela. È che perché non mi fa impazzire. A me non fa. Ma io riesco, ma per adesso comunque lo riesco a mangiare. Ma potenzialmente mangio veramente poca frutta, cosa sbagliata. Mangiate la frutta. Beh sì. Di qua. Ok. Ah, giusto. Avanti. Ma magari. Ma che cosa? Ma cazzo di chi fai? Ci sono loro. Ma tu sei un cretino, sei. Madonna. Ma che posso. Beh. Sì, di qua. Morto. Delta. Rispondete. Bene. Equipaggiamento militare. Funziona sempre. Carmine. Lo so. Carmine. Ti apro la porta. Ho il codice. Vai, sto aspettando te. Io so che devo andare di qua, ma... Non vedi. Credo che abbiamo trovato gli Alfa. Muoversi. Ah, no, invece sono tempo. Perché così si qualcuno caso? Si sta divertendo lassù. È arte. Non c'è dei fistalloni. Porca vacca. È solo uno. Non è fatto la presentazione, però mi sembra. No, ma io mi ricordo che compariva comunque nel primo atto. Non compariva proprio. Sono cavolato. Aiutiamo quel soldato. Cole! Eccolo, Cole. Giù per le scale. Nero. Salviamolo, salviamo Cole, per l'amor di Dio. È simpatico. È simpatico. Cole! Ti salvo io! Puttà! Ah, la curca! Il nuovo operativo! Allora... Sì, finta! Ciao, oh, Cole! Sì, grande. È stato fantastico! Come ti chiami, soldato? Soldato semplice Cole! Squadra Alfa, signore! Cole? Non è che ti conosco? Sì, è probabile. Dov'è il resto della squadra? La squadra è asserragliata nella tomba. Siamo la squadra Delta. Siamo qui per recuperare il risonatore. E portarvi via di qua. Ottimo, aspettavamo l'elicottero. Ma la radio non funzionava, merda. Signore. Abbiamo notato. Sono i Sidar, ci bloccano le comunicazioni. Allora dobbiamo occuparcene per primi, signore. Giusto. Dobbiamo ristabilire il contatto radio con il controllo al più presto. Ok. Numero 83. No, l'unico il solo, baby. Te lo ricordi? Giocava con i Cougars. I
difensore di linea. Ti abbiamo visto giocare. Già, tutti vogliono vedere Cole, baby. Ehi, Marcus, ricordi? I playoff, sulle 40 yard. Ricordo che mi devi 20 pezzi. Davvero? Ci vediamo dopo la guerra. Sì, quando sono lontani parlano tipo radiolina, perché giustamente erano lì. Le comunicazioni. Puoi andare di qua? Ma mi imbrogliano, mi fanno capire che è uno stato, invece è un altro. Quello è il maggiore, il tenente, che cazzo è? Non so bene i gradi. I progetti di... del... forse era il cannone che si può usare dopo, perché mi ricordo che un'arma di questo tipo c'era. Ok, andiamo avanti. Che diavolo era? Sono spaventato, eh? Si è arrampicato. State attenti. Io ho visto qualcosa andare su. Restate qui, Jack. E porca miseria. Vedi di aprire questa porta. Eccola qui. Dovremmo commemorare. I Sider erano tipo gli... No, quelli erano gli abietti, ok. Era una sorta di piccoli bulli. Sono probabilmente gli abietti. Eccoli qua. Infatti, ecco cosa avevo visto. Questa è stata abbastanza in culo. Teneteli lontano da Jack. Ce ne sono troppi. Scendi, scendi. Ecco, è sceso. Ritirata! Ritirata! Dove siete? Allora, io posso spiegare come sono loro. Perché sono lì, tocco sempre io. Eh no, perché non ha senso, tanto quando ti porti in mente. Lo zaino è l'arte di ricaricare, vai. Ho eseguito 25 ricariche attive per te. Però lo faccio di lavoro. Bravo. Sì. Stanno dentro la vita. La porta è aperta. La porca è aperta. Zan zan. No, solo per uno. Vabbè. Andiamo. Dannazione. Cos'è questa puzza? Davvero? Questa puzza. Eccolo qui, il soldato dell'alba. Sono orrendi, amico. Mortaio. Orrendi. Pensate a combattere, soldati. Concentratevi. Voi due, perché venite qui e prendete queste armi. Non usatele. Infatti, finché ecco, non ve lo dico io. C'era quell'arma lì, era nel progetto. È questo qui. È un cannone dell'energia solare. Appunto. Si muove le mantelle di fuoco concentrate in un punto per diversi secondi per far partire il raggio. Funziona soltanto se i satelliti sono disponibili e il cielo è sgombro. È un attacco dall'alto. Deve avvicinare perché se no non si rende conto che deve aprire. Qui c'è qualche cosa che non va. Cosa? Fai fuoco, soldato! Continua a sparare. I satelliti ci individueranno. Sì, sono quelli, sono quei così schifosi. Stai arrivando! Ma perché non riesci a sparare? E vai! Perché si serve, ma voi fate per un altro. Ma io vorrei riprendere il mio fucile. Ho un po' di ansia per il mio fucile. Bravo. Bravo, signor Kibler. Cosa, che? È un po' l'odio, eh. Vai, bravo, guarda che tu mi segui sempre, tu sei il numero uno. Vedi che siamo proprio amici. Non che tu mi segui e capisci. Questi sono dei cretini e basta. Spera e basta. Cretini e basta. Io l'ho butto. Non si sa mai. Ho la paura dentro me.
stato uno spreco, non so. Funziona solo all'aperto e solo quando ci sono i satelliti. Eh sì, sai com'è. Praticamente, praticamente con il laser del satellite. Controllo funziona appunto di carica solare, perché se no non ha senso. Ancora niente. Sì, ci devono essere solo all'aperto anche per quello, perché a parte trasmettere i satelliti e ha ricarica di luce solare. Devono essere, devi essere individuali. Qui sono delle granate. No. È un po' sì. È una cosa abbastanza utile che purtroppo uno l'ho sprecata. Cos'era? Pronti a combattere? Ho le viste. Ma prima. L'ho visto, visto, ma non posso prenderle. Perché le posso caricare già al massimo. Dai. Felix, hai ancora il martello dell'alba. Non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Aspetta, aspetta, aspetta che siamo in pericolo qui. Devo risettarci un attimo, mi faccio passare. Grande. Dell'alba, grazie. La cosa dell'alba, perché un cazzo di problema, perché io il fuoco lo devo fare, sarebbe troppo. Io non bello le fatiche ancora il martello dell'alba 60-30. Cazzo, è morto, è morto. Si sono sfruttato per terra, non è morto. Adesso è morto. Se non va giù del tutto, no. Oh, ho paura. Ah, ma proprio ho fatto un po'. Dov'è il... Dov'è? Oh, ho capito, vabbè, me lo tengo per ora, va bene. E tanto di questa parte di questa è abbastanza. Colpo alla sprovvista, deficiente. Forza gente, dobbiamo raggiungere fatto gli Alfa. Aspetta, aspetta. Riga. Ho visto qualcosa. Ok, lì c'è un'altra medagliata in giro. Cazzo, che paura. Ma e palle, perché devi caricare il coso per la sega elettrica. Mi sono un pelo spaventato. Ma qui poi indago veramente. Mamma mia, che spavento. Non me l'aspettavo fosse lì. Delta, rispondete, controllo. Vi sentiamo, Delta. Il segnale però è molto debole. Il punto del gioco. Anche se però, comunque. Ci stiamo lavorando si su. È il punto alla posizione degli Alfa. È fantastico. Delta, qui 2-4. Sì, per la mira e tutto, sì. Anche perché è leggero. È proprio un minimo ingombrante, anche il fattore del touch è l'unica cosa che infatti quello negativo, di quello della PS4 4, a me non negativo, piace, l'unica cosa che non amo utilizzare è proprio il touchpad, perché lo trovo inutile per me, ma in generale a me il mio DS non è che faceva impazzire per il fatto del touch, a me faceva impazzire perché aveva il gioco esterno, a me quello mi rendeva comodo, ma il fattore di prima le cose col touch così non mi garba più tanto, nel senso, in un momento è una bella tecnologia, la riconosco, ma non fa per me, non è il mio stile, ecco. I giochi in generale a me non fa impazzire quando devo prendere le cose e cliccare, però non mi piace tanto. Dai, non farmi sprecare munizioni. Enriga! Oh. L'unica cosa è quella, quindi preferisco molto di più una roba fissa, diciamo. Eh sì, non so perché. In realtà è appoggiato. È il nulla. Guarda, sei. Cosa ne sei di appoggiatura? Cos'è questo? Merda, è Rojas. No. Forse non ti ho fatto un favore a tirarti fuori di prigione. Porca miseria, Rojas, lo conoscevo. Andiamo. Non eravamo così tanto amici. Qualcuno mi sa dire qualcosa sull'operazione di Hoffman e sul risonatore. Serve a mappare la rete sotterranea. Troveremo così il nucleo delle locuste e lo distruggeremo. Bello il doppiatore di Marcus.
Eh sì. Stato di uno degli eroi. Aggrupparsi! Guardi terra! Stira! Si stira qui. Ma guarda, guarda che simpatico! Sono adesso il senso per chi. Amore. Guarda si fa. Per fortuna che non si è portato a flash, visto. No, però. Ne ho preso un altro. Spara. Ah, è crollato il ponte. Spero che sia morto quello sotto. 3 È morto? È morto. Io ho i miranni, vero? No. Vi sentiamo, dai. Dove sono andati gli altri? Forte e chiaro. Ah. Di qua? Abbiamo eliminato tutti i Sid. Andiamo alla posizione degli altri. Molto bene, Delta. Aspettiamo notizie dagli Alfa. Interessante. Qui Alfa! Ma dove diavolo siete? Che fine avevi fatto, amico? Perché sei esperto. Nella dimora di Sovrani, passo. Fantastico! Vedrai che sul vostro tetto ci tengono sotto tiro. Passo. Ricevuto, restate dove siete. E facciamo fuori i nostri. Non andiamo da nessuna parte, signore. Posso. Delta, chiudo. Trovate quelle troiche. Ah. Ci siamo bloccati, quindi? Amici! Non si può fare niente? Siamo rimasti qua. Va bene. Preparati, arrivano! Mi preparo, arrivano. Da dove, però? Ah, da qui! Ovviamente dobbiamo aprire loro la porta. Noi la porta non la possiamo aprire, aspettami. È più comodo, in effetti. Sto ricaricando. Grazie. Lo apprezzo. Mi ha lasciato delle munizioni. Mamma. Ah, lui è bravissimo, c'ha la stessa arma. Come posso dire che sono? No, vabbè, l'ha presa qualcuno, Jump! Magari. Jump di qua. No, magari. Oh. Quindi Merkel. Cavolo, eccoli! Sì! Vuole che apriamo così. Siamo in vista della vostra posizione. Qui ci servirebbero le vostre munizioni. Ricevuto. Delta, chiudo. Arrivo con le mie munizioni. L'ho sparato veramente tanto distinto. Ecco, vabbè. È finito. Sono da solo. Perfetto, sparo. Devo sparare per sopravvivere letteralmente in questo gioco. La Magnum! Capito. Capito. Bello come la punta. Mi piace. È rigidissimo. Cazzo è questo? Cazzo cretino! Questo era qua. Era così. Ora va bene. Tanto non mi vede. Era lì con la pistola per farti vedere come si utilizza probabilmente. Quello cosa salta? Ma sei buono, vieni qua. Ma che paura. Era fermo così. Sì. Bene. Allora, da qui, scusa. Proprio. Oh, niente. Ma zero, però. Scusa, quello tira. Mica, bravissimo. Dove? Questo deve fare curve. Secondo me è per quello che si è allenato. È per quello che è diventato pelato. Come sei cava. Sì, sì. Come sei cava. C'è tu squad. C'è tu far pulito. Ma muorici. Madonna. Si è persa a metà. E beh, guarda che è una pistola molto potente. E qui che io arrivo fino a lì. Ciao! E' il grillo parlante. Marcus, fianco destro. Ah, ok. Che? Che ha bisogno?
Ah, ho sofferto anch'io così. Ok. Indietro! Fabi. E che te devo dire, non so che non è così. Le granate per fortuna adesso le stiamo trovando, ma non le stiamo usando. Zitta, zitta. Sui fianchi! Sto campo! Ma però era bellissimo perché sono andato stealth. Andiamo. Stealth e gliel'ho attaccata. Oh, cos'è, cos'è? Boh, morto anch'io, ma porca. Che palle. Fermi. Sì, sì, gli ho tirato in realtà un coppino sulla schiena, gliel'ho tirato. E gliel'ho piazzato forte. Questo si è girato subito. Oh, merda, mi esplode. Figlio, sono morto anch'io. Certo, pensavo di andare indietro, ma in realtà indietro non c'era. Dov'è quel cretino che in realtà... È quello lì che è arrivato prima? Non c'è, vabbè. Vieni. Che bello abietto qui. Perché è impossibile che ci sia fuori dal nulla. Ah, ecco. Così. Scusa, Tommy, ma c'è un po' il mezzo leggero grosso. Tacco! Tacco! Oh, mi ha affettato! Cavoli, con lui potevamo fare lo scontro della sega. Chi si segava più veloce. Andiamo. Eh beh, sì. Sta facendo serve? Ah, oh, Talia, Talia. Mi come Talia. Taglia il ghoul. Oh. Pronto? Verme è andato. Madonna. Verme è andato. Verme è andato. Che paura. Passo la verme. Sto morendo, sto morendo. Mica, normale però. Oh. Lascia fare. Andiamo. Infatti a folle non dovrei giocare assolutamente così, sto scherzando. A folle in realtà io sono ancora qui che guardo la mitragliatrice. Perché tipo ti tira tre colpi e muori, non sto scherzando. Ti tira tre colpi e vai giù automaticamente. Il problema è che qui sono spettatori, quindi un po' ti penalizza, quindi in realtà è meglio farlo in scopo il folle perché hai più possibilità di farlo. E lì automaticamente sei morto ed è stato affrontato perché sono in quattro che potrebbero tirarmi su. Però se loro vanno giù io posso tirarli su. Questo è un controsenso, infatti non mi piace troppo la scelta del singolo. Per quello questo gioco secondo me è molto più divertente da fare in coppia. Facciamolo subito. No, io la voglio piazzare veramente. Io la piazzo e scappo, che me frega. Perché non lo so, non lo so. Andiamo. Cretino. Andiamo. Adesso lo sto facendo palesemente così. Comunque di quello che se ne frega, tanto non muore automaticamente. Quando vengono fatti così li sono automaticamente su. Perché questi personaggi qui non c'è tipo se muore Dominic che fallisce la partita. Se muoio io fallisco la partita. Quindi automaticamente loro ritornano in vita, io no. Per quello che dico. Sto sparando la spalla forte. Oh, io non la voglio piazzare a quello lì, che palle. Vabbè, fanculo, sto attaccar cazzo. Mi sparo e facciamo la finita. Però ti fanno i danni, Non sono così tanto deboli e scontati. Non sono così scarsi. Mi piace, mi pone un buon livello di stile. Muoviamoci, gli alfa aspettano. Che dice? Ah!
Di lì che ci sono. Sì, però non mi aiutano qui, non mi aiutano. Non posso fare tutto da solo. Muoviamoci, gli Alfa aspettano. Eccomi. Ah, allora c'era qualcos'altro. Io sono andato subito distinto. Vabbè, non delle munizioni. Di qua. Devo togliermi da qui perché è una posizione molto scomoda. E purtroppo sono tutti là e quindi... Questo qui sarà ancora... No! Perché in realtà anche loro potrebbero andare in più, però ripeto, magari si confondono sempre con i due. Quindi ci saranno delle robe in più. Magari anche loro possono andare giù e essere curati. Almeno noi due era così, sono abbastanza sicuro. Sono abbastanza sicuro. E anche quello è vero. Ecco, guarda quello lì. La base, tu cambi copertura, scopri nuovi nemici, scopri dei tesori incredibili. Eccolo qua. Piano piano, piano piano, piano piano. Allora, vediamo se c'è quello con uccide. Teoricamente sì. Grande. Perfetto. Però vorrei la ricarica se è possibile. Ok, tanto per ora non mi serve, però è per difendermi all'ultimo, non è più caso che la pistola non è che la uso molto spesso, anzi non è che mi impazzire, era tanto molto vario. Questo era un posto bellissimo. Un sacco di storie. Anche un sacco di bugie. Bel coraggio, soldato. È ovviamente il consiglio. Il suo processo è stata una farsa. Sì. Lassù! Eh sì, perché Marcus è stato accusato di tradimento e è stato messo in prigione. Ma era fatto nella vera, ovviamente. Ora, questa ci sarà molto. Però non sarà attenti perché loro comunque si distruggono attaccando. Sì, dovevo togliermi quando ha detto granata, lo so. No, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, dove cazzo l'ho preso, no? Tanto i colpi sono infiniti. Il prossimo! No, non ha il suo riscaldamento. Almeno non questo tipo. Ce n'era un altro di tipo che aveva il suo riscaldamento. Però questo qui no, non ce l'ha. Neanche il martello dell'alba. Va, ricarica però. Ricevuto. L'uso per siamo nel secondi, punto di raccolta. Li vediamo. Ce ne andiamo. Ogni volta che salgo su quelle cose, mi viene da vomitare. Allora siediti vicino a Marcus. Eccolo Baird, il biondo. Mi vuoi bene, baby, eh? Sì, sì, grazie a tutti. Dov'è Rojas?
stanno arrivando tanti altri, ma troppo tanti. Loro non lo sanno. Adesso lo sanno. Quello è il capo. Che dove cazzo è andato? Che figo, dai. Ah, è posto. Sono compiaciuta dei nostri progressi. Mi è stato comunicato che hanno trovato un'altra squadra. La nostra strategia rimane invariata. Taglia la testa del serpente e morirà il resto del corpo. Vinceremo questa guerra. Ormai è solo questione di tempo. No, siamo qui per gli Alfa e il Risonatore. Forza! Eh sì. Controllo. Qui soldato semplice Phoenix. Il tenente Kim è morto. Ci siamo ritirati nella tomba e ci serve una via di uscita. Ripetere, Alfa. Kim è morto. Confermo, controllo. Morti in battaglia. Ricevuto. Beh, di certo non possiamo restare qui. Sei Baird. Sì, esatto, stronzo. E tu chi saresti? Oh, merda, silenzio. Non muovetevi. Cos'era? Ma un soldato semplice. Un berserker. Può sentirci. Può sentire il nostro odore. No, No. Lui è un mostro. Sì, perché è cieco, sente l'odore e sente il suono di passo. Ed è un bestione enorme che può essere attaccato solo con alcune armi. Se ti viene addosso ti tiro un pugno, t'ammazza. Appunto. Siamo fregati! Io me ne vado! Oh no, perché adesso sta bene. Infatti. Guardate, che muore sempre sotto così. Oddio. Povero. Controllo qui in Delta. C'è un berserker nelle vicinanze. Che cosa facciamo? Non abbiamo un'arma adatta. È una corazza impenetrabile. Affermativo, controllo. E cose di questo tipo. E dico così di questo tipo perché tipo in Gears of War 3 avevano inventato un'altra arma che passa tipo sotterraneo e lo può colpire dove c'ha. Siamo venuti a salvarvi e ci riusciremo. E quello potrebbe funzionare. Ma normalmente non funziona niente perché ha una corazza impenetrabile. Ti sente con l'odore, con i suoni e ti viene. Ti carica e ti ammazza. È inarrestabile il suo sacco. Allora, qual è il nome della Madonna? Che nome è? Possiamo soltanto farci inseguire. Silenzio. Questo è bello, bisogna che tutte le persone. C'è paura, cazzo. Muoversi. Via. Cazzo. Meglio, devo far sfondare.
Ha bisogno di dove. Cazzo, ha preso. Porca miseria, sì. Purtroppo curvo. È inarrestabile. Muoversi, muoversi. No, ma tiralo di qua. Madonna. Vieni. Sta dove sono quell'odore. Ma senti anche prima non mi attendo. Mai. Cazzo. Mai perennemente mi segue, aiuto. Resta poco tempo. Ma sai che sono sempre qua. Muoversi. Vieni. Qua, 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 qua. Di colpo, quindi mi cago. Aiuto. Cazzo, che cazzo, se gli avvicino fa un giro di manata, ma ammazzo. Porca. Aspetta, vieni qua. Via. Che ansia quando non lo puoi vedere dietro. Vedete dove sono, tra l'altro. Che ansia. Minzega. Porca. Pompo. Sto rompendo sto coso. Via. Dai che siamo all'esterno, Vediamoci di mezzo. Dalle balle. Tieni, esci. Satellite collegato. Non ci sono. Ah, ok. Allora. Perché sanno che adesso sono fuori. Siamo il martello. Culo che l'ho preso. È stordito! Prendilo di mira! Oh cazzo! Ma merda, non ho visto la parete! Non ho visto la parete! Che dolore! Oddio, non. Che satellite collegato! Ok, allora. Ma capito che non mi vado, non mi sento. Tutto a posto. Mamma mia, una volta. Figurati se ne compaiono un paio. Rispondete. Non riesce a gestirli. Ti ricevo, Marcus, il colonnello Hoffman è in contatto radio. Chiaro tanto. Perché prega, quando è morto. Siamo con gli Alpha. E abbiamo il risonatore. Molto bene. Aspettate altri ordini. State bene, ragazzi. Dobbiamo andarcene da qui. Tra poco farà buio.
E allora? Quando farà buio è peggio. Abbiamo un altro obiettivo. Portate il risonatore nello stabilimento Ledia Emulsion. No, quando fa buio è peggio perché arrivano gli altri. Il comando passa al sergente Phoenix da questo momento. Sergente? Ricevuto. Aspettiamo i Raven. Negativo, la zona è troppo pericolosa per gli elicotteri. Dovete trovare un'altra strada, chiudo. Ricevuto. Come al solito, mai promuovere un tipo furbo. No, no, promuovete un fesso. Carichiamo questa roba fino allo subito. Stabilimento. No, subito lo difende. Ho un'idea. Davvero? E quale sarebbe, genio? Basta. Vedi? Adesso diventa tutto. Muoviamoci. Però mantiene comunque la calma, dai. Alla fine ci sto. Però effettivamente non mi ricordo bene il crimine per cui hanno era partito il consiglio, ma messo in carcere. Non mi ricordo se si vedeva il momento in cui appunto c'era questa sorta di tradimento da parte di Marcus. Aspetta, questo non me lo ricordo. Perché ci tenevo a vederlo, però non me lo ricordo se c'è. Vado avanti. Marcus, qui Annie. Il martello dell'alba scollegato. Ah, perfetto. No, che palle, non c'ho voglia di dare gli ordini. Fate quello che volete, ma andate a giocare. Ah, mi ha inceppato. Controllo, siamo fuori dalla tomba. No, mi sei inceppata male. La fabbrica di Emulsion è poco più avanti. No, perché non c'ho voglia di dare gli ordini agli altri. Si stanno avvicinando dei nemici. Sanno sopra, di sicuro sotto. Dove siete. Ricevuto. Fantastico. Tom, tu hai gas a sinistra. Noi andiamo a destra. Capito. Ho deciso di andare a destra. Alla fine vero. Già, un paio di volte. Ehi, zitti. Siamo in territorio nemico. Grande. Ehi, Marcus, di qui non va bene. Prova un'altra via d'accesso. E si vede un attimino che ho remastered, però non ho fatto comunque recente. E no, infatti. Devi contare comunque c'ha più di 10 anni, cioè tipo 12 anni sto gioco. Quindi un attimino gli anni li sente, però neanche tanto. Eccolo. Sono grossi quasi quanto te. Vedi, se eravamo noi sotto, ce li affrontavamo davanti. E poteva essere molto peggio. E ovviamente non me lo ricordavo, quindi sono andato di sito. È stato bello. Ok. Prima per andare avanti di qua, c'è l'ascensore, qualcosa più. Mi sta ritirando. Già, vuole aspettare. Ah, già. Ti viene per dopo. Ah, già che c'era anche quella creatura. Cazzate. Pensi che scherzi? Vedo che ti sei fottuto il cervello. Ecco che penso. Oh, che carino. Come due stronzi al primo appuntamento. Ah già. Mi è venuto in mente dopo che c'era lui. Sì, sì. Porca, vi affermo i ricordi. Ti posso aiutare io in qualche modo? Eh no, era tutto sotto. Ah, madonna, è quello, che paura. Lo
sopra. Oh, niente, lo sciallo. Dai, ma non ci credo, ma non ci credo. Alle. Sì. Grande. Raggrupparsi. Ricevuto. Grande. Adesso non mi serve più questo qua per loro. Ci siamo ricongiunti. Siamo ricongiunti. Ci possiamo incontrare. Andare a tavolo almeno in 6. Massimo! Raggrupparsi! Sono con te! Raggrupparsi! E non si disperdono! Ah! Ah, questo zompo! Questo? Ah, ok! Beh, effettivamente l'avevo trovato per rifullarci. Mi sono dimenticato una cosa importante però. Okay. È uscito il video. Alle 2. Ma porca. Infatti hanno pure commentato. Okay. Che scemo. È vero, ecco cos'è che... C'era una roba che mi ero tipo dimenticato così. Mazzo, mi ero proprio dimenticato. Non te lo giuro, anche io poi mi sono persa qua a guardare a... No, io proprio non ci ho proprio pensato. Non ci avevo proprio pensato, stavo facendo altro. Vabbè, lo condivido adesso, come frega. Tanto. Sì, ho voglia, figurati. Non posso sapere se dovevo... No. No, buttarlo no, perché rimane. Però... Sì, sì, no, però non lo avevo, non riesco. Beh, a me fa piacere che gioco qualcuno subito l'ha visto, mentre senza dire niente, quindi onesto, va bene, è apprezzabile. Assolutamente sì.
Anche se sono un cretino che mi sono dimenticato. Mi è venuto in mente adesso perché ho visto i commenti che stavo guardando un attimo il cellulare. Sì. Hai detto che ignegno che sono. Un po'. Che tristezza, ha già più lei che questo che l'altro. Eh sì. Ti ho detto che Shadow of the Colossus è talmente tanto di nicchia che guardano solo veramente chi. Boh. Chi boh, non lo so onestamente, neanche chi possono guardarlo. I super appassionati, boh. Ok, effettivamente qui come va, come andiamo avanti? Vediamo un po', vediamo un po'. Servirebbe una mano. Dobbiamo andarcene. Se hai un piano, è il momento di dircelo. Conosco un tizio che vive qui, ha un veicolo. Ah, ok. Era questo da prima. Molto bene. Tu conosci uno di questi tizi? Già, c'è un campo più avanti. E allora, hai a che fare con quei derelitti? Non ho a che fare con loro. Sto cercando qualcuno. Sta zitto, Baird. Muoviamoci. Che ho detto? Di sicuro ci sono degli arenati simpatici. Forse no. Trova l'insediamento di arenati. Ok. Adesso andiamo ancora un po' avanti, basta. Era comunque una prova che altro. Sicuro qualcuno l'avrò dimenticato. Visto? Te l'avevo detto che ci inseguiva. Sì, ho capito! Ai ai. Posso prendere la l'arma del boomer? Io mi ricordavo di sì. Mi ricordavo, si può usare un'arma giocabile. Corps, visto? Te l'avevo detto che ci inseguiva. Sì, ho capito! Che sta fermo? No, vabbè. Oh.
Tacchio! Ferme, è andato. Oh, Bond, come stai? Ben arrivato. Come va? Ti è piaciuto il video? Cioè, pensa che ho avuto un attimo un momento di defiance e l'ho più o meno spammato solo adesso, perché in live qua c'è il Gears of War con l'Xbox. Io sto facendo un test di un'altra console da poter sfruttare in live. Anzi, quella che sfrutteremo nel pomeriggio delle prossime live, perché è probabilmente molto più divertente, più leggero da poter fare, per provare tante altre cose nuove. Abbastanza bene. Però mal di testa. Giusto solo quello. Poi per il resto va bene, dai. Ti saluta anche Iris. Io c'ho il cecchino, maledetto. In riga! Capito! Molto bene, molto bene. Da quel maniaco. Ah, eccolo. Eh sì. Ti salutano, ti salutano. E insomma, quindi oggi è uscito il video bello. E tutto sommato è una roba comunque diversa dal solito. Un unboxing a Bonelli. Era ovvio che gli dessi un po' di spazio a sé per raccontarlo un attimino. Sicuramente ce ne saranno altri, dove ci sono comunque delle box, io comunque le prendo perché a me piace tanto. E poi sicuramente più avanti farò anche uno speciale che sia della Bonelli o dei supereroi, soprattutto dei supereroi, degli speciali dedicati alle cover, sia cover normali sia cover variant. Ho proprio un'idea in mente di fare in più episodi, quindi nel corso del tempo fare le cover variant. E poi fare quello appunto dedicato alle variant, le più belle. Cacchio, se l'audio del gioco è troppo forte non so come cambiarlo. Il microfono? Ma il microfono non posso ritoccarlo. Ma abbassa ancora un po', è a 1. Qua è tutto al massimo. Posso provare da qua? Vediamo se ora funziona. Perché l'avevo abbassato anche dal gioco e l'avevo messo tipo a 2, perché vedevo che era abbastanza altino. Sì, sì, no, ma ci mancherebbe, Bonzo, anzi, fai bene, proprio perché è comunque un test per usare una nuova console, per fare anche giochi diversi. Molto meglio, ok, allora lo devo abbassare dall'applicazione e non direttamente dal gioco, ok, questo è importante. Perché è la prima volta, quindi, oggi ho aperto questo Xbox, l'Xbox Limited di Gears of War, che tra l'altro è comparsa in un video acquisti. E appunto ci tenevo per poterla avviare, avere un altro strumento di streaming per fare le esclusive Microsoft Xbox, anche perché tanti giochi, oltre ad essere appunto ottenibili dal Game Pass, sono anche cooperativi, quindi si possono comunque fare in coop e possono uscire delle cose molto divertenti. E tra l'altro funziona meglio lo streaming da qui che da PS4, perché prende innanzitutto il Full HD e poi in generale la dashboard dell'applicazione funziona molto meglio qua, perché è più precisa e più dettagliata. Io ad esempio appunto con due click ho potuto cambiare tranquillamente l'audio del gioco all'interno della live, ed è molto più performante rispetto a quello dell'applicazione su PS4. Sì, purtroppo sì. Ah, sono contento che vi sia piaciuto il video, anzi grazie mille dei commenti, sono arrivati subito in maniera molto tempestiva. Appunto io purtroppo mi stavo un attimo dimenticando perché ero impegnato qui nella live, un po' perché questo gioco, vabbè, è uno dei miei preferiti appunto per Xbox, ci tenevo molto. Infatti guarda che lo posso prendere. Dai. Vabbè, eccolo qui, lanciagranata, il boomshot.
appunto uno dei miei preferiti, ci tenevo appunto a iniziarlo così per appunto testare la console, per vedere come regge, e penso che vada anche meglio rispetto alla Play per alcune cose. Forse lo vedete, no beh, meglio no, però comunque Full HD è sicuramente molto performante, quindi non ci tenevo a poter fare questa roba qui. Ricarica la tua, però sono arrivati già commenti perché... positivi, sono contento, però mi spiace per quello di Shadow of the Colossus, ecco, che è stato lasciato parecchi, cioè è stato lasciato subito indietro dopo neanche 2 giorni. Un po' mi dispiace, un po' scomodo da usare quest'arma, però purtroppo gli extra della cosa, io lo dico tranquillamente, non ho felice la lingua, ovviamente sono soldi. L'anello è una pacottiglia, la roba delle bolle di sapone non ho capito neanche il nesso, onestamente. La letterina è già è già qualcosa di un po' caruccio, però neanche tanto. Vale la pena, ripeto, i soldi valgono la pena per il fatto delle cover, perché quelle cover lì non le puoi trovare singolarmente. Tanto la nera che costa di più rispetto alla bianca, sì, era la nera che costava di più, non so come mai costa di valore di 4 euro. Oh, vabbè. Sì, le cover sono molto belle, sì. Sì, siamo in guerra qua. Sono già le 4:40, sì. Aspetta con calma. Tanto loro non muoiono, sono io quello che muore, sono io il protagonista. Sì, continuiamo ancora un pochino. E invece... aspetta che lo togliamo sto coso, come fa cacca. Era tanto per usarlo. E quindi sì. Sì. Se lo meritano anche, oserei dire, eh. Ma anche così, sì. Se carica, e niente, non ha caricato. Una bianca e nera con anche i rilievi. Sì, beh, diciamo che era anche quello l'idea di poterle evidenziare. E beh, ci stava alla fine comunque quando faccio un unboxing. Non è finita, Bird. Ricarica la tua arma. Perché? Lo faccio bene, quindi, non so detto se è piaciuto. Sicuramente ce ne saranno altri, spero che comunque la Bonelli faccia più box. Se volete mandarmeli, io sono qua. Per dire, sono più che contento di fare video di questo tipo, perché a me piace un sacco ed è un buon modo anche per far vedere sia la collezione come avanza, sia di poter anche appunto interagire con voi, perché giustamente sono sempre delle idee in più di più che altro di collezionismo in questo caso, perché comunque è una box, è una, appunto la wedding box del 3,99, lì veramente ti la prendi solo se ti piace veramente di Landog, comunque legno abbastanza leggero, comunque tutto sommato non si sfilaccia, quindi non ti escono le schegge. Comunque tutto sommato è bellina, sì, mi è piaciuta, mi è garbata. Ne ho un altro paio, non posso dire quali perché sono spoiler, però ci saranno altri sicuro, almeno altri 2 sicuro. E poi vorrei appunto parlare un po' più all'interno di alcune storie bonelliane, magari non so, qualcosa di Martin Mister, visto che poco seguito e qualcuno me l'aveva anche chiesto se ne avrei parlato, magari di Brandon, di Dampier, un po' queste serie un po' meno, non famose, però relativamente seguite e chiacchierate. Di cosa? Quando me lo... ah, ok. E ci fa la testa, creativo. Prendiamo quel veicolo. Sì, cavolo. Sono diminuiti, sono 3 like. Cioè, fai conto che questo video della wedding box ha già più like, mi sembra già arrivato a 4 rispetto all'altro. Vado a Shadow of the Colossus. Non l'ha praticamente visto nessuno quel video. Vabbè, pazienza. Sì, va bene. Io ho tanto il 30, ma tanto adesso continuo ancora un attimino. Giusto perché è arrivato Bonzo da poco e poi vado, poi sacco perché... a una certa dovrei tornare a casa, d'altro devo sistemare il video perché porca misera mi ha dato problemi, quindi devo ingegnarmi su sistemare il video, quello di Seinen, così lo monto e uscirà, vabbè, quello più avanti, dopo il 20, perché per la prossima settimana è già stato tutto organizzato, ci sono già tutti i video. Ah no, ma tranquillo Bonzo, lo faccio perché il gioco mi prende un botto, è uno dei miei preferiti per Xbox, quindi quando ci posso giocare onestamente ci vado subito d'accordo. Ehi amico, come butta? Mi viene voglia di seguirlo e di portarlo in live. C'è Franklin? Ma ti dico, è semplicemente perché magari non è un prodotto che interessa.
Ti dico onestamente, quando ho fatto sempre roba Bonelli sono sempre stato seguito di più, forse perché ormai anche la Bonelli è stata portata comunque abbastanza su YouTube, quindi comunque se fai dei video veramente attiri l'attenzione, ma in senso buono, se ovviamente merita il video. Se mi metto a fare una recensione o comunque delle roba a tema Bonelli, arrivano i commenti, arrivano comunque dei feedback molto positivi, onestamente si è visto e a me fa piacere, perché comunque a me piace. Io stesso ne voglio parlare di più, senza lasciare indietro anche il resto, come supereroi e manga. Però ho notato che le robe lasciate dove Colossus narrativo vanno veramente poco. E un po' mi dispiace, Perché comunque è un progetto molto importante. Ma non è neanche tanto il fatto che sia poco conosciuto, perché in realtà i cultisti del videogame come arte in realtà lo apprezzano tanto. In tantissimi, anche in Italia, lo reputano uno dei loro giochi preferiti. In primis io. In realtà è abbastanza seguito e apprezzato. Il problema è che da portare su YouTube con questo stile magari andava bene. Non dico che andava bene qualche anno fa, però effettivamente lo può seguire chi veramente gli interessa questo tipo di cose, che magari anche già su YouTube vede determinati tipi di canali e di prodotti. Il problema è quello, secondo me. Cioè l'unica cosa è, non è il fatto che lo faccio tardi, ma che lo faccio da una base di pubblico veramente scarsa a livello numerico. Poi io lo faccio comunque, non mi interessa. Però è così. Non ti deluderò. Ehi, Santiago, che cosa ci fai qui? Sono notizie, amico, altrimenti te lo direi. Non mi va che ci vedano insieme, capito? Non va bene per gli affari. Dammi quello Junker. Che? Ma che sei matto? Non scherzo, ci serve. No, mi è un bel contenuto, problemi, beh, amico, sì. Ma non ti darò mai. Io stesso lo reputo comunque un buon contenuto da portare. Però è relativamente di nicchia. Che è che si va a vedere? Che poi tra l'altro in questo caso è anche abbastanza semplice guardarlo quello lì, perché dura anche poco. Quindi mi sembra un po' più strano che non sia arrivato alle persone. Poi mi dispiace, perché col fatto che ormai mi sto dando una regolata su ogni due giorni un video, però. Porca miseria, un loro po' dispiace. Sono qui, come garanzia. Ci servono altre bocche. Quindi di fuoco. Ho paura anche che non cresca nel tempo, anche se il prossimo episodio esce tra un mesetto. La vedo difficile che cresca. Perché comunque perché è una roba che ormai, cioè, le tempistiche sono quelle, quindi anche per quello faccio uscire video ogni Santiago. Due giorni, non dopo una ora settimana. Siamo tari, amico. Perché tanto vedo che le tempistiche sono niente comunque quelle favori, per la durata bastardo. Dei miei video. Perché giustamente chi gli interessa nei miei video lo guardano in giornata. Cioè, intendiamoci. Avevo detto che avevo un piano. Cioè, lo guardano subito in giornata, basta, a posto. Le persone nuove, ora che conoscono il canale, non credo neanche passeranno anni, non lo conosceranno appunto. Perché con tutta la mole di contenuti che escono su YouTube come piattaforma vieni letteralmente coperto dopo un giorno. Ma neanche anche dopo poche ore, il problema diciamo è quello. Uno come Shadow of the Colossus è stato cagato perché magari chi già segue il canale vuole altri tipi di contenuti. Magari preferisce l'unboxing o i video acquisti. Allora dove andiamo? E lì comunque va bene perché almeno è dirmi una preferenza su qualcosa vuol dire seguirlo. Purtroppo è un progetto a cui tengo, un progetto che non c'è così tanto su YouTube, anche in Italia, anche se qualcuno l'ha fatto in altre forme, diciamo. Però, insomma, deve essere una cosa che ti piace, perché è come guardare una sorta di libro interattivo. Interattivo perché comunque hai delle immagini e comunque la storia è romanzata scritta da me. Quindi se non hai tanto sbatti di guardarti quelle robe lì in generale, non ti ci porta ad arrivare a me. È normale. Per quello ti dico, non rimango tanto deluso. Però se già la wedding box già porta un po' più di frutti, sono anche più contento. Si fa tardi. Perché vuol dire che anche, cioè, che soprattutto quei tipi di contenuti vanno per la maggiore, lo preferisco perché è più facile non scervellarmi a fare dei video che per me risultano massacranti tra montaggio e idee. Perché posso avere un po' più la testa libera a fare più contenuti comunque di qualità, però molto più fruibili da un pubblico più ampio. E però comunque ovviamente verranno portati contenuti più peso, più importanti, più narrativi, perché comunque anche quello è il mio modo con cui mi espongo su YouTube, ed è, la trovo comunque una forma d'arte anche fare i montaggi e le storie in un certo modo, quindi lì è puramente gusto personale. No, che fiacca. Per le scale.
Beh, vediamo, vediamo. Ma guarda, ti dico, non è neanche tanto per il fattore dei videogiochi, perché secondo me, se, cioè, onesto, c'è più persone che seguono i fumetti nel mio canale, soprattutto Bonelli. Questo già fa piacere. Però non è neanche tanto il fatto di vedere, vai, vedi come va Kirby, allora gli altri andranno meglio. No, 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 te lo assicuro. Ma vanno a prescindere in un certo modo perché, vabbè, che quel formato è quello, il format è quello su Kirby, è quello che più mi preoccupa di tutto quello che dovrò fare, perché è stato come Shadow of Colossus all'inizio. È quel tipo di progetto abbastanza innovativo che farei solo io su YouTube in Italia. E quindi è normale che poi non venga sicuramente seguito, almeno nella parte iniziale, perché verrà percepito poco dalle persone. Quindi su quello sono già con il cuore in pace, tra virgolette. Poi ci rimarrò comunque male che nessuno lo guarda, però è un altro discorso. Quello arriva comunque col tempo. Però so già come aspettarmi un feedback relativamente basso. Eh sì. Sì, certo. Figurati. La vedo abbastanza difficile. Sarebbe figo, ma anche solo essere chiamato anche solo per altri canali YouTube dove vogliono un mio parere un po' più particolare su una serie di cui io magari me ne intendo, sarebbe figo quello. Anche scrivere un pezzo per una rivista di videogiochi, cose di questo tipo, sarebbe già figo. Sarebbe quello il mio traguardo, tra virgolette, il mio obiettivo, il mio goals. Alla fine, appunto, cioè, mi piacerebbe poter scrivere qualche pezzo per qualche rivista videoludica, quello sì. Eh sì. Poi invece per i fumetti basta semplicemente fare video espormi e le cose da quel punto di vista arrivano, perché vedo che comunque se effettivamente mi metto a fare le cose in un certo modo arrivano, quindi per quello dico porca misera che paura. Aria, voglio fare qualche approfondimento su qualche personaggio. Dovrei fare lo speciale su Albi fuori serie della Bonelli, perché ne ho diversi e mi piacerebbe parlarne. Ma comunque robe così, e si sono anche messi a chiedergli l'autografo. Non da tutti, è una cosa che voglio che mi caratterizzi. Essere già riconosciuti comunque come canale che fa determinate robe fighe, diciamo, già quello è un bel traguardo. Resta là, arriviamo. Resta sotto la luce. Oh merda! E li hanno mangiati, perfetto. Arrivederci. Franklin, Santiago. Ehi, ora è buio, state attenti, ormai i grill dovrebbero essere in giro. Diciamo che quello lì è già l'unico tipo di video che sto facendo che non parla di videogiochi, in effetti. Perché appunto vivendolo dall'interno come un effettivo romanzo è come se non stesse assistendo a una storia videoludica, ma stesse assistendo a una storia, appunto. Quindi è quello che lo fa funzionare, almeno in parte. Quello che volevo dire fin dall'inizio è il fatto di guardare quei tipi di video senza pensare che sia un videogioco, del modo con cui certi titoli me lo possono permettere di fare video di questo tipo. Ed è quella anche la cosa bella che mi piace a me da fare, perché sto facendo un video su un videogioco ma che non parla di videogiochi. Se vado a parlare di videogiochi in maniera specifica, allora lì è un altro discorso e bisogna vedere effettivamente gli appassionati che guardano YouTube per quelle cose là. Quindi sparate i barili. Ah dai, già morto. Sì, quello lì, diciamo che lì effettivamente vado a parlare del videogioco parlando del videogioco. Quello di Kirby effettivamente è il primo su cui parlerò di videogiochi in maniera diversa, in maniera nuova sul canale. Ed è ovviamente fatto in modo che anche chi non conosce i videogiochi lo possa capire, perché proprio te lo racconto, ecco, in maniera molto semplice. Ma con Shadow of Colossus è sicuramente un prodotto abbastanza unico perché è narrativo. È come vederlo un romanzo, ecco. È visivo, diciamo. E quella è la cosa figa che mi attirava da fare. È quello che mi permette di fare, tra l'altro, in YouTube. Se ci pensi. Perché da altre parti, per come la stiamo vivendo ad oggi, non sarebbe stato possibile.
Invece lì ti faccio vivere in maniera visiva la storia romanzata di Shadow of the Colossus. E una delle poche cose che si può fare è questa su YouTube. Parate i barili! Poche nel senso in maniera particolare. Ed è quello che io auspico. È per quello che ti dico effettivamente piacciono di più da vedere, perché c'è un effettivo confronto con le persone. Ah. Vabbè, basta che sono anche relativamente stanco, non ce la faccio più. Anche perché oggi non sono proprio in forma. Oh boh, però sono contento perché streamare da Xbox è veramente figo. Hai una piattaforma sicuramente più performante e tra l'altro lo streaming non si lega al gioco ma alla console. Quindi ti permette proprio di streamare la console. È vero, voi ovviamente non lo vedete, però è figo perché io in questo momento posso switchare il gioco senza staccare la live. E questa è una roba stra mega comoda per me, perché mi permette poi di switchare le cose, comunque di avere un feedback da parte della piattaforma più concreto. Mentre invece su Play, quando l'altra volta è crashato Skyrim, crashato, basta, live chiusa. Mentre invece qui ti dà una possibilità maggiore e onestamente la piattaforma te lo permette da qui, dalla console. Quindi spero vi seguiate il video, molto interessante, unboxing Bonelli, mi raccomando. Andatelo a guardare sul canale, mettete like, commentate, fatelo vedere in giro, perché c'è bisogno di crescere e ovviamente di avere un confronto. Quindi onestamente mi piacciono questi tipi di video perché ho un confronto effettivo con le persone e effettivamente ci sono più persone che, seguendo, hanno più voglia di seguire i miei video perché ne possono parlare con me, e questo mi fa piacere perché così posso io avere spunti, tramite le domande posso avere anche idee di argomenti, di approfondimenti eccetera, o anche solo magari se mi dite fare la recensione di quel numero lì del fumetto di Martin Mistero di Landò, così, e io lo faccio perché magari ce l'ho già o l'ho letto ed è ovviamente più papabile, rende più interessante la cosa. No, non ti preoccupare, ci sono stasera, semplicemente sono stato un po' male prima perché non sono riuscito né a mangiare né niente ed è stato un po' un momento particolare, un po' difficile. Però appunto ho tenuto duro proprio perché ci tenevo a fare la live, perché volevo provare la console, perché sto scaricando i vari giochi, visto che c'è il Game Pass, mi sto già attrezzando su fare contenuti da qua. Quindi nel pomeriggio farò streaming da Xbox per tanti nuovi giochi divertenti, si spera. Quindi ci sentiamo poi stasera, sempre più o meno intorno alle 22, perché comunque vabbè, la live sarà sempre intorno a quell'orario. E vi auguro comunque un buon pomeriggio, buona cena, e la serata la passeremo insieme su League of Legends in compagnia, quindi se qualcuno vuole giocare ben venga. Ci sentiamo in serata, anzi. Grazie a tutti, mi raccomando, tutte le live vengono ricaricate sul canale YouTube Il Nerd Solitario, Twitch su YouTube, quindi andate a recuperare per seguirvi la serie su Skyrim e tutti gli altri giochi, soprattutto adesso che abbiamo iniziato anche Gears of War. Mi raccomando.